Hello, salve a tutti, sono Bear ed eccoci qui con Samurai Jets, un gioco che mi è stato regalato da Blackwing e ti ringrazio ancora tantissimo per avermi regalato questo gioco. L'ho un po' provato e porca miseria quanto è difficile, e quindi iniziamo un po' e facciamo con Normal. Potevo fare. Vabbè. Iniziamo con Normal e anche se ci ho già giocato, quindi questo è il prologo, dove c'è un samurai che fa seppuku e si ammazza. E quindi noi dobbiamo andare all'attacco. Quindi questo è l'atto 1. In questo gioco dovremo ammazzare dei samurai. Perfetto. E continuare ad andare avanti a fare robe ra. Oh, esatto. Quindi ogni volta che crepiamo, ritorniamo all'inizio. All'inizio della scena. E dato che già so cosa da fare, bisognerebbe comunque parlare con lo chef e lui ti dirà che c'è quella roba qui dentro. E noi prendiamola e... Oh, e andiamo via. Quindi è un gioco molto strano, cioè nel senso che non ci ho capito niente, però comunque è molto molto carino. Vabbè. Vabbè. Ti ammazzeranno molto facilmente in questo gioco. Cioè, è molto facile essere uccisi in questo gioco. Però, vai. Io ho già giocato il primo atto. Wow. Perché comunque è molto difficile. Però, va bene. Però non è troppo, troppo lungo come gioco. Quindi, sono riuscito a fare il primo atto, diciamo, mentre lo stavo provando un po'. E non ho ancora capito cosa diavolo sono ste signore. Va bene! Con il collo lungo. Davvero, non la più pallida idea da dove siano uscite o roba simile. No, ok. E oh! Che io in qualche modo. Cioè, non so perché. So perché devo fare robe. Cioè, non so neanche quale sia il mio scopo esattamente. Però. È qualcosa che ha a che vedere con samurai eleganti, samurai mafiosi e tizie dal collo lungo. Probabilmente aliene, poi non ne ho idea. Che poi qua è uccidi o vieni ucciso in un sol colpo. E tizi che si bugano nelle sedie. Ma che cazzo. Nacci. Vabbè. Che poi tipo c'è un tasto per parare. Però non è 100%, nel senso potrebbe anche fallire. Esatto. Va bene. Ok. Quindi io uso la tecnica del spamma gli attacchi finché hai vita. Ok. E così sono riuscito a terminare il primo. Vabbè. Il primo atto. Vediamo se lo riusciamo a riterminare la durata del video. Ecco qua. Vabbè. Che poi tipo, essendo molto pixelloso e a 8 bit, a volte è di ca difficile capire anche dove andare. Uffa. Mannaggia, sta tizia collo lungo. Mannaggia. Che poi tipo, sti tizi con la katana mi one shottano. Invece ste signore qui ci mettono 3 colpi. Quindi devo fare attenzione a non ricevere 3 colpi dalle signore. Ok, vieni qua. Facciamo la tecnica dell'uno alla volta. Ok. Che poi se non erro le signore non si possono proprio parare. Quindi figuratevi. Ma che cacchio! Accade sempre sta cosa che io ammazzo lui e lui ammazza me. Quanto è odiosa! Vabbè. Io ammazzo la signora e lui la vendica. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Ok. No! Ti farò ammazzare, ti prego. No! E poi sono difficili i controlli. Non si attacca in obliquo, si attacca solo sopra, sotto, destra, sinistra. Ok, vai. Ma che. Altro che Dark Souls, sto gioco è l'inferno. Dai, muori. Mi affogo, mi fai affogare senza acqua. Figurati. Vabbè.
Io ho finito Dark Souls, Demon Souls e Dark Souls 2. E ho intenzione di fare anche Bloodborne. E sta roba non mi ha mai fatto affogare. Senza acqua, almeno. Quando bevo, può essere che mi affogo. Però senza acqua, come fai a farmi affogare? E sto gioco mi fa affogare anche senza acqua. Oh, mi fai affogare con l'aria. Allora, discorsi strani a parte. So già 5 minuti o roba simile che stiamo riprovando sta roba. Ecco qua. Maronna! Ma perché? Ci sono riuscito! Oh mio Dio, ci sono riuscito! Giusto. Stai cercando qualcosa di stai cercando qualcosa di speciale? Non è qui. Però ti do il permesso, così puoi andarla a prendere nell'edificio a fianco. Quindi dopo tu... Dopo tutto sto casino, sono stato le ore per riuscirci. E va bene, anch'io vi voglio bene. Prego, ok. Tutto sto casino. Oh, bisogna andare qua. Oh. Ok. Questi buchi a terra qui sono delle... roba di infilzamento, tipo, guardate, aspetta. Ah. Fatemi almeno far vedere la roba di infilzamento. Ah! Ok, tipo bambù che escono da sottoterra e ti ammazzano. Sì, bambù assassini ninja. Comunque, tizi, uno alla volta. Ok, grande. Ok, grande. Qui già so di dover andare a controllare qui vicino là. Ma porca mi... Ninja! Allora, wow. Ok, allora qua. Tipo qua, la prima volta ci sono stato ore per capire cosa cavolo dovevo fare. Perché tipo in questa stanza era una stanza strana quando bisognava semplicemente correre sopra il muro. Porca miseria, quanto tempo ci sono stato per capirlo. Vabbè. Poi, ammazziamo te. Perfetto. Qual è la prossima porta? Mi sembra che fosse quella. Ok. Oh, chi se li ricordava questi? Oh, mamma mia. Oh. Vabbè. Voi siete pazzi. Ok. E vai. Ok. Ok, qui computer, qui questo. Corri. Oh, che per fortuna non bisogna sempre uccidere tu. Bisogna uccidere tutti. Quindi si può anche cercare di evitarli. Tipo qua. Ah, porca miseria, perché sei entrato nella stanza resettando. Ok, via. Oh, non entra. Oh, è entrato. Ok, adesso... Ok. Quel tizio là sopra adesso dovrebbe darmi quel qualcosa di speciale. Ok. Perfetto. No. Grande. No. Dammi quel qualcosa di speciale. Stai cercando qualcosa di speciale? Non permetterti di chiedere dei soldi. Ma comunque hai affrontato un lungo percorso. Quindi ecco qua questa sigaretta speciale per te. Oh, via. Che devo fare qua? No, non devo andare qua. Forse devo tornare a casa. Ah, sì. Devo tornare a casa, se non erro. Ok, quindi crepa tu, crepa pure tu. Ah, ecco qua, atto 2. Quindi questo era Samurai Jazz, un Dark Souls ad 8 bit. E quindi ringrazio ancora Black Wing per avermi regalato questo gioco. E porca miseria, non sembra mai difficile. Non è che poi è così tanto difficile, ma è stressante. Quindi ancora grazie per questo gioco e ci rivediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!
Ehi, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere tramite un like, un commento, ma non per quella cosa, un milione di like sono il più figo di tutti, oh yeah, ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao.